Da Aprilia ad Adria, il rischio chimico nelle aziende rifiuti, professionalità di tutti gli attori, si è tenuta presso la Sala Nassirya del Senato della Repubblica la conferenza stampa dell'Ordine dei Chimici di Roma, un momento di incontro tra le parti, una valutazione corretta che permette un utilizzo sicuro della chimica al servizio della vita di tutti i giorni. Quali i problemi oggi in questo settore? Beh, la cronaca ci mette di fronte a problematiche particolarmente complesse con grandissime implicazioni sia di carattere umano ma anche economico e anche giudiziario. Quindi la professionalità del tecnico che sviluppa l'approfondimento delle tematiche è fondamentale. Da questo punto di vista, l'Ordine dei Chimici credo che abbia le carte in regola per affrontare questa grande responsabilità che da tutti come cittadini ci attendiamo, da chi conosce in profondità la materia. Io credo che il compito del legislatore è quello di accompagnare questa azione di professionalità, di elevamento della qualità del tecnico, mettendo a disposizione quegli strumenti giuridici che possono anche dare all'opinione pubblica quelle certezze che spesso mancano. Presidente, il suo know-how nel merito, la professione del chimico oggi. Il chimico purtroppo e troppo spesso viene visto come colui che col camice bianco dietro un bancone fa le analisi. Il chimico è un tecnico impegnato nell'ambiente, un professionista. Il normatore che è qui a fianco a me parte bene nel decreto, per esempio, sulla sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro recita, valuta tutti i rischi. Benissimo. Al titolo 9 si parla del rischio chimico. Il rischio chimico è lasciato alla interpretazione autonoma del datore di lavoro, di qualunque professionista, di qualunque consulente, anche senza specialistiche, conoscenze specialistiche. Quello che diciamo noi, la valutazione del rischio chimico spetta al chimico. Siamo oggi qui in conferenza stampa, un messaggio legislativo e professionale. Il compito del legislatore è quello di avere attenzione anche alle dinamiche che cambiano, le realtà del paese, le realtà economiche, diciamo anche la conoscenza scientifica. Non partiamo certamente dall'anno zero, sono stati fatti grandi passi in avanti dal punto di vista delle competenze e anche delle sensibilità, ripeto, dei cittadini, dell'opinione pubblica, del mondo imprenditoriale, della magistratura stessa che si è specializzata nell'approfondire queste tematiche. Io penso che dovremmo semplicemente svolgere tutti quanti fino in fondo il nostro compito, avendo attenzione a quello che è l'interesse, diciamo, prioritario, che è la tutela del cittadino, la tutela della nostra economia e il rispetto rigoroso delle leggi che non possono essere lasciate a valutazioni tecniche. L'etica nell'ambiente, l'etica del chimico, l'etica nella salvaguardia della professione. Sì, il compito dell'ordine è proprio questo, da un lato formare il professionista in modo da potersi presentare preparato agli appuntamenti normativi, dall'altro controllare circa, vigilare circa la sua corretta attività, quindi l'etica lavorativa, l'etica professionale.